Ecco il Mario Gatto Show! Miau! Nel Mario Gatto Show ti diamo un sacco di informazioni su tutti i tuoi giochi preferiti. Ehi, Peach Gatto, sapevi che i gatti possono correre anche a 50 km all'ora? Certo che sai un sacco di cose utili! Ma forse adesso sarebbe meglio tornare a parlare di giochi. Diventa un esperto di Mario! Ehi, Mario Gatto! Cosa c'è di diverso stavolta? È un'occasione speciale! In questa sezione parleremo di Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e diventerete tutti degli esperti! Oh, che emozione! Iniziamo subito! Allora, Mario Gatto, spieghiamo a tutti di cosa si tratta! Rio, conosciuta anche come Rio de Janeiro, è la città brasiliana che ospiterà i Giochi Olimpici estivi ad agosto di quest'anno. Questo è un gioco sportivo ambientato ai Giochi Olimpici di Rio 2016, in cui Mario, Sonic e tutti i loro amici gareggeranno in tantissimi sport diversi. Potrai scegliere la modalità di gioco che preferisci, andando in giro per la spiaggia di Copacabana. Diamo un'occhiata a qualche evento principale. Ecco il frenetico ed emozionante rugby a 7, ammesso quest'anno alle Olimpiadi per la prima volta nella storia. Che meta fantastica! Forza! Oppure puoi giocare una partita di calcio. La vittoria può arrivare anche grazie a una decisione improvvisa. Tiro! La ginnastica ritmica metterà alla prova il tuo senso del ritmo. Premi i tasti andando a tempo. Oh, Bowser è così carino. Forse ha trovato il passatempo che fa per lui. Potrai anche partecipare a eventi come i 100 metri piani, il nuoto, il pugilato e il tennis da tavolo. Avrai a tua disposizione ben 14 sport olimpici. Proprio quello che uno si aspetta da un evento sportivo di questa portata. Avrai soltanto l'imbarazzo della scelta. Ed eccoci tornati a Rugby a 7. Ma c'è qualcosa di strano. Ha appena tirato un guscio. Non è proibito. Si tratta di un evento duello, dove le regole sono stravolte. Puoi giocare a un evento duello nel Rugby a 7, nel Beach Volley e nel calcio. È un mix di tombola e beach volley, insolito, ma proprio niente male! E giocando a calcio puoi usare degli oggetti, così gli incontri diventeranno, se possibile, ancora più appassionanti! Questi eventi ti faranno vivere un'esperienza di gioco totalmente differente! C'è anche la modalità scontro fra eroi, un torneo estremamente avvincente da giocare con gli amici o contro il computer! In questa modalità puoi scegliere il Team Mario o il Team Sonic e devi cercare di battere la squadra avversaria partecipando a vari eventi. Vincendo un evento riceverai un bonus. Il tipo di bonus dipende dal personaggio con cui scegli di giocare e ti permetterà, ad esempio, di sbattere fuori dalla gara alcuni avversari o di far rientrare in gara alcuni dei tuoi giocatori. Quindi cerca di creare una squadra equilibrata e preparati a tutti gli eventi possibili. Wow! Questo gioco è proprio appassionante! Arrivare primi è davvero un'emozione straordinaria! È vero! Prova anche a ottenere il record in ogni evento e sfida i tuoi amici a superarlo! Non c'è dubbio! L'oro lo vinceremo noi! Nessuno ci può fermare! Allora, alleniamoci insieme per vincere la medaglia d'oro! C'è una novità! Mi dicono che è stato pubblicato un nuovo gioco della serie Box Boy. Forse lo conosci. È un rompicapo in cui la parola d'ordine è creatività. Ah, ho capito! Il nostro eroe si chiama Kyubi e può creare sequenze di blocchi di tutte le forme. Ma questa volta Kyubi ha sbloccato una nuova abilità. Wow, complimenti per il gioco di parole! Perché non mostriamo a tutti la nuova abilità di Kyubi con un rompicapo? Ma certo! Ecco, dietro questa porta ci sono due interruttori. Potremmo mettere un blocco qui e poi salire su questo interruttore. Ma poi resteremmo bloccati. Ci servirebbe un altro blocco! È vero, Kyubi adesso può usare due sequenze di blocchi. Il gioco precedente si chiamava Box Boy e si poteva usare soltanto una sequenza di blocchi. Ma adesso possiamo usarne due. Quindi, il gioco si chiama Box Box Boy. È vero! Beh, la nuova abilità di Kyubi capita giusto a fagiolo. Il fatto di poter usare due sequenze di blocchi ci offre una marea di nuove possibilità.
Usa una sequenza di blocchi per costruire una piattaforma, poi usa l'altra per riuscire a saltare. Oppure, proprio come abbiamo appena visto, usale per attivare due interruttori. Puoi anche sfruttarle come ganci per raggiungere luoghi elevati, come in questo caso. Le due sequenze di blocchi ti permettono di fare tantissime cose in più. Hai ragione, ma proprio per questo i rompicapi possono essere ancora più impegnativi di prima. E ce ne sono oltre 120 da risolvere. Serviranno un sacco di blocchi! In Box Box Boy dovrai affrontare le versioni più impegnative degli ostacoli incontrati in Box Boy. Questi laser arrivano da tutte le direzioni, ma se usi due sequenze di blocchi, sei protetto da tutti i lati! Puoi anche proteggerti contemporaneamente dagli spuntoni in alto e in basso. QB è imbattibile con le due sequenze di blocchi. Può superare qualsiasi ostacolo gli si pari davanti. Man mano che completi i livelli, potrai sbloccare altri costumi. Anche se QB è... un tipo quadrato, indossare costumi differenti gli piace un sacco. Puoi anche leggere un fumetto di QB. Riuscirai a superare il blocco e risolvere decine di rompicapi enigmatici? Troverai il modo di sbloccare le soluzioni? Chi l'avrebbe mai detto? Dei giochi di parole! Prova a bloccarmi! Oggi sei proprio in forma! Comunque, Box Box Boy è già disponibile nel Nintendo eShop! Andiamo! È arrivata l'ora del Super Quiz! Siamo di nuovo a Valdoro, Mario Gatto! Qui accadono cose strane! È vero, Peach Gatto! Ci sono un sacco di yokai! Sento odore di guai! Ti ricordi di quando abbiamo parlato del mondo nascosto degli yokai? Spero di sì, perché sta per iniziare un quiz su Yokai Watch! Ecco la prima domanda! Quale oggetto speciale devi usare per trovare gli yokai? 1. Gli occhiali yokai? 2. L'orologio yokai? 3. La torcia yokai? O 4. Lo smartphone yokai? La risposta giusta è la 2, l'orologio yokai. Ma è ovvio, usa il tuo speciale orologio per rilevare gli yokai nelle vicinanze. Guarda bene, potrebbero essere ovunque. Per fortuna, al tuo servizio c'è una fedele guida che ti potrà svelare tutti i segreti degli yokai. Hai ragione, ma com'è che si chiama? Come si chiama la tua guida yokai? 1. Shouty. 2. Whiskers. 3. Whisper. O 4. Grumbler. La risposta corretta è la numero 3. La tua guida yokai si chiama Whisper. Proprio così. Whisper sa un sacco di cose utili e divertenti sugli yokai. È davvero comodo poter contare su di lui. Proprio come questo mitico gattino yokai. Ragazzi, vi ricordate di Jibanyan? Non è per niente mitico. Siamo seri. Conosco gatti più mitici. Ma scherzi! Guarda quegli occhioni! E quel sorriso ammagliante! E quelle spettacolari codine fiammeggianti! Ok, proseguiamo! Ricorderai di certo che ogni yokai ha una mossa speciale chiamata Energy Max. Come si chiama la mossa Energy Max di Jibanyan? 1. Furia zampettante. 2. Code di cattivo umore. 3. Artigli amari. O 4. Capriccio felino. La risposta giusta è 1. Furia zampettante. Furia zampettante! Con questa formidabile mossa Energy Max, le furiose zampette di Jibanyan diventano incontrollabili. Ogni tipo di yokai può usare una mossa Energy Max differente, quindi fai amicizia con tantissimi yokai per provarle tutte. Ma non dimenticare, per attivare la tua mossa Energy Max dovrai eseguire una certa azione. È una domanda difficile, quindi ascolta attentamente. Quale di queste azioni non attiva la tua mossa Energy Max? 1. Ruotare. 2. Toccare. 3. Disegnare. O 4. Cantare. Hai indovinato?
L'azione che non c'entra con le altre è cantare. Infatti, per attivare la tua Energy Max, puoi toccare il touchscreen, ruotarlo o fare un disegno. Città! Questa era proprio difficile, Mario Gatto. A casa, avete indovinato? Siamo arrivati anche questa volta al termine dello show. Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto. Noi non vediamo l'ora di rivedervi alla prossima puntata. Ciao!